Mauro Fiore. Mauro, dove finisce l'introspezione e dove nasce la tua frontiera? È la fase appunto di, per me rielaborazione interiore di quello che poi della fascinazione per il testo, insomma, per il testo che poi è un testo particolare perché è un testo in cui c'è un connubio di immagini e testo, scrittura. Soprattutto una scrittura che gioca col linguaggio e questo anche aspetto del gioco poi viene fuori anche nel fare artistico dopo, nel rielaborare quello che è stato la appunto fase introspettiva, insomma, no? E quindi se sono partito da un discorso quasi di ricerca modulare con le tavole grafiche, insomma, poi a un certo punto questa appunto frontiera, ci vuole, insomma, salta e c'è il gioco di sperimentare supporti anche trovati casualmente, insomma, costruire un discorso complesso, secondo me complesso nel senso non perché fuori di ogni retorica, insomma, complesso perché la fonte era complessa e quindi non era complessa solo in sé, perché c'è una storia complessa su quella fonte, nel senso che comunque nasce in maniera molto semplice il romanzo, con un racconto che non nasce nemmeno per essere pubblicato, no? Però poi diventa una delle storie editoriali più importanti della La scelta di voler adoperare questo tipo di supporto. E forse perché mi interessava anche l'aspetto quasi di effimero, insomma, come se un po' se uno mettesse su delle strutture effimere, fragili, che non hanno manco la pretesa di durare. È un discorso anche sul tempo, perché poi il discorso di Alice nel Paese delle Meraviglie è un discorso che investe non solo il sogno, ma anche il tempo, cioè il tempo che non è più il tempo che già viene messo in discussione in età vittoriana, insomma, quello, il rapporto spazio-tempo, nel senso euclideo che viene messo in discussione in età vittoriana, fa sì pure che insomma nel romanzo poi accadono cose un po' strane, tipo appunto precipitare così rallentando la caduta e magari avere anche pensare che un barattolo di marmellata possa precipitare più velocemente del corpo di Alice, insomma, oppure il rimpicciolirsi del corpo e poi restringersi, tutto questo rapporto con lo spazio e col tempo che salta, fa saltare le regole, insomma, no? A proposito di salto di regole, tu vivi l'esigenza del superfluo nelle tue opere? Sì, superfluo nel senso, io lo intendo in senso quasi digressivo, cioè io non ho la pretesa di è come se volessi un montaggio del testo, delle immagini, è un rimontaggio però in maniera molto digressiva, quasi allusiva a un certo punto, non c'è manco più cioè Alice non abita più qui, ma una delle installazioni fatte con una scatola di cartone, che è una citazione anche del film di Scorsese, è data quasi per assenza, cioè e questo rapporto con la fonte letteraria è stato poi di questo tipo, insomma, quasi allusivo soltanto, anche partito dai surrealisti, poi da Max Ernst fino alle ultime artisti contemporanei, penso ad Anna Gaskell che cita Alice soltanto non citando nessun episodio semplicemente facendo apparire una fanciulla con grembiulino bianco, il vestitino azzurro tipico di Alice, ma non c'è nessun riferimento particolare, cioè c'è anche a volte soltanto il titolo in alcuni lavori anche di Ernest che rimangono ad Alice, null'altro, insomma. Tu dovessi raffigurare un'Alice contemporanea, chi prenderesti ad esempio? Penso che l'attraversamento di cui parlava anche Tiziano nel curare la mostra a me mi ha fatto anche molto riflettere sull'attraversamento tragico per scampare alla guerra, anche alla guerra e a tutte le problematiche politiche e sociali.
dell'Africa, di questa attraversata. Quindi io immagino una bimba africana, insomma, mi piacerebbe che fosse una bimba africana. E anche perché poi questo tema della guerra, ritornando ad Ernest, sì, c'entra con Alice, quello, perché la sua fuga, quello, in America, quello, e il fatto che sono due opere su Alice che realizza quando arriva in America, è scampato alla situazione che si era creata in Francia, insomma, cioè, sembra che sia soltanto una favola, ma ci sono tanti nessi che poi, e implicazioni che vanno oltre anche la favola. Quante opere in mostra? 33. 33, la tecnica, prevalentemente la tecnica che tu usi per le tue opere. La tecnica in questo progetto, sono passato appunto da una prima fase che era grafica e quasi modulare, anche se non voleva essere assolutamente illustrativa o aneddotica, ad una fase più libera e sperimentale, una sperimentazione sui materiali, ma e quindi anche sui supporti, però cercando anche di fare interagire, di creare un rapporto dialettico tra quello che io chiamo sopravvivenza dei dati più strettamente pittorici e grafici, e quindi con elementi extrapittorici, appunto, può essere anche un elemento naturale, appunto il ramo o una staccionata trovata per caso, insomma, un cartone che mi affascina per il suo gioco di oscurità. Questo è il discorso, insomma. L'ultima battuta: se tu dovessi dare un colore alla tua Alice, che colore daresti? Ho usato il magenta. Magenta come colore che quasi cancella ogni illusione o imitazione del dato naturale, insomma, e riporta su un piano quasi di astrazione, no? Di superficie. Grazie a Mauro Fiore. Grazie a voi. Tiziana De Tora, la curatrice della mostra. Tiziana, perché curare Mauro Fiore? Allora, Mauro Fiore io l'ho conosciuto relativamente, insomma, di recente, ma credo che sia un artista, per quanto giovane d'età, che ha già capito che cosa vuole, diciamo, anche dalla sua vita e dalla sua vita artistica. Noi ci siamo conosciuti così in maniera molto casuale e mi è piaciuto subito questo progetto che lui mi ha presentato, che è un progetto dedicato a questo libro famosissimo di Alice nel Paese delle Meraviglie, ma visto con altri occhi, quindi visto da un'altra prospettiva. E questa è una cosa che mi ha intrigato molto, in quanto curatrice poi dello spazio espositivo di un luogo qual è Casa di U, che è un luogo multifunzionale ed è un luogo che non è aperto solo al pubblico adulto, ma anche al pubblico bambino. Quindi quale occasione migliore per poter interagire non solo con il pubblico che normalmente viene a vedere le mostre a Casa di U, ma anche in altre gallerie a Napoli, e quale momento migliore, quale scusa migliore per poter anche attirare il pubblico bambino all'arte contemporanea. Questo è uno dei miei obiettivi, cioè dei motivi per cui diciamo, ho accettato l'invito di curare questo spazio. Adesso la domanda... Sei perfetta. La domanda d'obbligo: avendo tu fatto la curatela alla mostra, la cosa più difficile è la scrematura, è la scelta delle opere. Su quale criterio ti sei basata? Allora, la scelta delle opere con Mauro devo dire che è stata una scelta molto facile, perché in realtà non ho scelto propriamente io le opere, non ho scelto da sola le opere. Io quando curo una mostra lavoro tantissimo con l'artista a partire dal suo progetto, perché il mio obiettivo è quello di valorizzare quello che lui vuole comunicare al pubblico, per cui diciamo il mio compito è semplicemente un aiuto nel valorizzare questo. E la scelta è stata semplice perché in realtà lui aveva molte opere dedicate a questo tema e abbiamo fatto una scelta da un lato stilistica, quindi non so, abbiamo scelto
tutta una serie di opere grafiche per la Scala, per quindi questo momento di accompagnamento, delle opere più di collage che erano giù, quindi abbiamo chiaramente visto anche le opere in base agli spazi che avevamo a disposizione e anche alla fruibilità degli spazi. Però è stato veramente un lavoro di sinergia, devo dire. È raro. Beh, trovare un artista che si mette con tanta generosità a disposizione del curatore. Veramente è una bellissima esperienza. Chiudiamo con un'equazione. Alice sta a non Napoli. Non sono brava in matematica, eh? Questa è un'equazione letteraria. Bene. Allora, Alice sta a Napoli, come Napoli sta a cosa? Questa è molto, molto bella questa domanda. Alice è la scoperta, quindi Napoli deve imparare, soprattutto questo quartiere, credo, che è un quartiere, diciamo, tra virgolette, vergine all'arte contemporanea rispetto a quartieri come il centro storico, Chiaia. Napoli deve, il quartiere Vomero deve imparare il senso della scoperta, di cose nuove. Non chiudersi soltanto a quello che è la sua abitudine quotidiana di fare le cose, quindi pensare che questa zona di Napoli sia solo lo shopping o altri modi, diciamo, di vivere. La cultura c'è anche qui, anche se hanno chiuso delle librerie, dei punti di incontro. L'obiettivo di Casa di U è quello di portare invece tutto questo, di attirare le persone che poi si sentono anche un po' orfane di un punto di ritrovo, insomma. Quindi sta alla scoperta. Grazie a Tiziana De Tora. Grazie.